Allora, oggi vogliamo fare un po' di lanci con lo Spinfly, visto che se ne parla tanto, mi arrivano tante mail, li ringrazio tutti, e ovviamente oggi non si parlerà di pesca vera e propria perché qui non ci sono pesci. Questo è un posto però che ho scelto per fare il filmatino perché è molto comodo e perché è molto chiaro, si vede molto bene il tutto. Fra un po' lanciamo e vediamo un po' che succede. Intanto di qui vi faccio subito un lancio, non so se si vedrà col filmato. Non so se si è visto. Siamo sulla grugnina, come vi dicevo, e da qui a dove faccio che farò cadere la mosca sono circa 10 metri, ma poi mi allontano. Lancio piano. Come vedete la mosca, se si vede, se la cameraman riesce, me ne faccio un'altra, sempre da circa 10 metri, più piano. Ora mi allontano, qui potrebbero essere sui 15, e dovreste vederla. Proviamo a fare un altro lancio, un po' più vicino. Adesso mi allontano, sono circa 15 metri, per cui ci si arriva. Vi ricordo l'attrezzatura, questo è il Mitchell Big Mouth a bocca larga, Nanofil dello 004 oggi, e questa è la famosa canna di Giardini che fino a questo punto, da qui in basso, è il grezzo lamiglass, sopra è fibra piena, per cui molto morbida ma piuttosto resistente, essendo fibra piena. In più dà la sferzatina che serve, non so se si vede, ecco, la mosca di oggi era questa, vi ricordo, Sage, suamo del 12, di 80 centesimi di grammo. La prossima volta la vedremo con attaccato un pesce. Ciao!